Buongiorno, ciao a tutti ragazzi, come state? Allora, questa è una live e chi è in live dirà, beh, grazie al piffero, ma lo dico perché poi voglio ricaricare questo contenuto anche su YouTube, dato che la piattaforma in cui è nata tutta questa discussione è stata proprio YouTube, voglio poi provare a fare in modo che tutto questo venga ascoltato anche da chi di dovere, da chi ha voluto creare questo contenuto e di chi ha voluto commentarlo. Vi spiego un attimo, ve lo faccio proprio vedere, dato che ho preparato la schermata, eccola qua. Un'ora fa, circa, non lo so, un'ora e mezza fa, stavo mangiando e mi è arrivato uno screen su WhatsApp da un mio amico che mi faceva vedere questo contenuto creato da Simone Alsim, dal titolo «Bello vincere giocando male», tra virgolette, rispondo a Luca Toselli e colpo gobbo su Allegrentus Verona Absim. Quindi un video caricato da Simone Absim, nella quale aveva volontà, necessità di esprimere una sua posizione su quelle che invece sono delle mie opinioni, o mie opinioni e quelle di Lello, su quella che è stata la partita, che secondo me Juventus e la Sverona, poi magari mi sono sbagliato, dopo andrò a controllare sul calendario, però inizialmente avevo risposto al video di Simone con un commento dicendo che mi ero fermato al titolo, tra virgolette, e solitamente quando vengono messe le virgolette è perché viene riportata una frase che testualmente è stata detta, dicendo: guarda Simone, non ho nemmeno intenzione di guardare il video perché non ne ho interesse, però ti dico che io quella frase non l'ho mai detta. Nei commenti un utente, tra l'altro abbonato di Simone, ha risposto, ve lo faccio vedere perché è qui sotto, Mr. Mogt, che scrive: ciao Simone, non ho visto il video e non ho nemmeno intenzione di farlo perché non mi interessa, di secolo che invito il suo pubblico a non commentare fermandosi al titolo del video. E dato che è un commento che alla fine mi ha fatto ragionare, ho deciso, mentre lavavo i piatti, di ascoltare quelli che sono i 32 minuti di video di Simone, ovviamente focalizzandomi sulla mia parte, che per fortuna è la prima, quindi andiamo ad ascoltare, mi pare, i primi 17 minuti di video, nei quali Simone riporta tutte le frasi che ho detto nei miei post partita, quello a caldo che abbiamo registrato qua su Twitch post Juventus e la Sverona, e quello del giorno dopo dal titolo Siamo primi in classifica. Quindi ringrazio Mr. Mogt per questo commento che mi ha fatto poi ragionare e arrivare alla conclusione che era necessario ascoltare. E dato che il contenuto di Simone, e non ho problemi a dirlo, mi sembra di un livello basso perché c'è una pregressa ignoranza su quelle che sono le mie posizioni, ci tengo a chiarire questi punti. Dato che Simone ha chiesto una sorta di dibattito, ho deciso di rispondere ai punti che secondo lui non tornano su quella che è la mia analisi della partita e in generale su quello che è il momento della Juventus. Voglio solo dire una cosa, dato che ho letto i commenti e non ho letto tantissimi complimenti, per usare un eufemismo, nei confronti miei di Lello, ma ci mancherebbe altro, non è il discorso dei complimenti quanto più la maleducazione che ho letto in diversi commenti, io vi faccio una sola richiesta, ecco, per dire, Fra Damka ha già scritto un commento che non condivido, quindi vi chiedo rispetto per la posizione di Simone, non voglio assolutamente che ci siano offese né in chat per chi è in diretta, né nei commenti per chi è invece in differita su YouTube, perché penso che si possa essere decisamente migliori di tante persone che hanno scritto delle robe un po' così nei commenti di Simone. Tra l'altro alcune persone hanno pure tirato fuori fantomatiche teorie secondo le quali io non critico mai la Juventus e ci sarà un motivo perché se no non mi invitano più allo stadio, non ho più della valorizzazione da parte della Juve, e mi dispiace anche in realtà sentire che Simone non è andato a calmare i toni o comunque a riprendere la sua utenza su queste cose. Mi dispiace perché sono delle accuse gravi, infondate, sono accuse anche, ripeto, ribadisco, ignoranti, perché fanno leva su un pregresso che non è quello che racconta l'analisi che ho portato su quella che è la gestione di Allegri negli ultimi anni. A
A meno che poi Simone non sia concorde su questa cosa, io questo non lo posso sapere, però il fatto che lui non sia andato mai a correggere la sua utenza mi viene da pensare che sia così. Tra l'altro noto solo adesso che siamo in chat riservata agli abbonati, la tolgo, scusate, non me ne ero reso conto. C'era un'altra roba che volevo dire che in questo momento non mi viene in mente, nel caso la diremo durante la visione di questo video. Quindi vi chiedo semplicemente civiltà, non offese, e iniziamo con la visione e l'ascolto di questo video. Hai pure il commento. In realtà mi è venuta in mente, no, non è vero, non era questa. Vabbè, se ci verrà in mente, ecco, perfetto, eccomi. Non è la prima volta che parlo di Simone. Avevo caricato un video su un mio secondo canale tempo fa, perché in più di un'occasione mi era capitato di ricevere dei link da parte sempre di persone, anche su Twitter tante persone mi hanno taggato nelle settimane precedenti, nei mesi precedenti, negli anni precedenti, su pezzi di video in cui sembravano esserci delle frecciatine rivolte alla mia persona. Allora io volevo chiarire questa cosa. Simone poi mi ha assicurato che non c'era niente di rivolto a me. Negli ultimi mesi ha iniziato finalmente a citare, se aveva qualcosa da dire nei miei confronti, a citare Luca Toselli ha fatto questo, Luca Toselli ha detto questo. Ci tengo a precisare, dato che ho risposto due volte nei video di Simone in cui venivo chiamato in causa proprio per questa cosa, che no, tutti in the box non è un mio prodotto, no, non ho invitato io Sandro Sabatini, no, non è stata una mia idea, perché io non ho nessun tipo di potere su Tutti in the Box, sono soltanto un ospite, sono soltanto invitato, e continuare a sentire dire che in realtà io ho voluto chiamare Sabatini, sono bugie, semplicemente. Oltre al fatto che, anche qui, un po' di ignoranza probabilmente perché non si è seguito poi quella che è stata la discussione, tutte le volte in cui ho discusso di Juventus con Sabatini e nello specifico della posizione di Allegri non ci siamo nemmeno mai trovati d'accordo. Ok, dopo che ho fatto queste premesse diciamo che possiamo iniziare il video, eccolo qua. Rispolveriamo la mia recente rubrica. Sentite? Guarda, cioè io che guardo i video degli altri in ambito Juventus, in ambito Allegrentus. E stiamo facendo la stessa cosa, quindi guardiamo i video in cui guardano i video. Cioè è meraviglioso, qualcosa di livello, non lo so, viviamo nel 3000 probabilmente. Ho parlato delle opinioni dei giornalisti in questa puntata, in questo episodio podcast, trovate la playlist qui sotto. Parliamo invece di youtuber e parliamo di Luca Toselli e di Colpo Gobbo. Ciao. Due dei loro video post Allegrentus. Si sente basso. Alziamo, non c'è problema. Verona, diciamo proprio i due video post, in particolare il post partita, diciamo un po' più a caldo. Guarda lì se sono bellino, proprio bello, proprio bello. Grazie mille a Fra per il 15° mese. E quello del giorno dopo, e sono andato proprio a riprendere dalla trascrizione del video le parole che hanno detto, ovviamente alcuni. È andato a prendere la trascrizione delle parole che sono state dette, poi magari l'ha detta Lello la frase bello vincere giocando male, sicuramente non è mai uscita dalla mia bocca. E quindi credo già, Simone, che questo sia un tentativo di approccio clickbait per invitare le persone a cliccare sul video. Poi magari l'ha detta Lello, io non lo so, però sicuramente non stai rispondendo a me nello specifico con quella frase. Perché non posso e non ha neanche senso andare ad analizzare ogni singola parola, ogni singola frase. Non ha senso analizzare ogni singola parola, ogni singola frase, però se nel titolo mettiamo un virgolettato, almeno accertiamoci che quel virgolettato sia stato detto, dato che stiamo costruendo un contenuto su questa frase. Degli estratti, delle parti significative. Ho tralasciato per esempio alcune questioni sui singoli, sulle prestazioni dei singoli, oppure la questione anche del tifo, di come lo stadio ha mostrato entusiasmo e sostegno alla squadra. Ho tralasciato anche per lo più le questioni arbitrali, quindi parliamo più che altro del gioco, parliamo soprattutto del gioco. Tutto questo con rispetto per il lavoro degli altri, che è un po' quello che criticavo e denunciavo prima, il rispetto nel lavoro degli altri. Già questo video l'ho visto poco, ma poi ci arriveremo a commentare ogni singola affermazione, ma già nei commenti, Simone, non mi sembra che ci sia stata una particolare cura, dato che stai citando, taggando delle persone, dei tuoi colleghi all'interno del titolo e nella descrizione, andando a giudicare quelle che sono le proprie opinioni. Secondo me
era necessaria un po' più di controllo nei commenti. Con rispetto per le opinioni degli altri, in spirito di collaborazione e di confronto e di dialogo. Ecco qui il confronto e il dialogo. Il primo video che vado ad analizzare è l'immediato post partita Allegrento-Sellas Verona di Luca Toselli, dal titolo "Oltre al risultato abbiamo imparato da Sassuolo, ma cerchiamo di farlo anche dalle vittorie". È praticamente il post partita che abbiamo fatto qui su Twitch, eravamo ancora in diretta, abbiamo fatto un esperimento per una volta registrando il video in diretta, lo ricorderete bene se eravate presenti l'altra sera. Un primo passaggio, dice: la Juventus avrebbe meritato di trovare il gol ben prima dell'1-0, non stiamo parlando di chissà quale prestazione, di chissà che tipo di qualità di gioco. Allora, sulla base di che cosa si sarebbe meritato? Perché si è tirato in porta? Sì, si sono fatti tanti tiri, però se già si riconosce che non c'è chissà che prestazione e chissà che qualità di gioco, senza poi esplicitare qual è l'opinione specifica sulla prestazione e sulla qualità del gioco, no? Ma andando per eufemismi, non si è come se si fosse detto non si è giocato benissimo, per non dire che si è giocato male, qualificando il male e il benissimo, cioè specificamente di cosa si tratta. Ma se comunque non è stata una prestazione chissà quale e una qualità del gioco chissà quale, in che senso uno avrebbe meritato di trovare il gol ben prima dell'1-0? È una super cazzolona, Simone, diciamoci proprio le cose come stanno. La Juventus ha meritato di vincere quella partita, ha creato tante occasioni da gol, è andata vicina alla realizzazione del gol ben prima del 96esimo minuto, dove Cambiaso è riuscito in tapin a indirizzare il pallone alla porta dell'Hellas Verona. La Juventus era andata in gol due volte precedentemente, con due gol annullati a Moise Kean, uno per fuorigioco millimetrico, che c'è. Stiamo parlando di decisioni arbitrali, però rimane il fatto che la Juventus aveva comunque trovato quella rete. Un'altra volta con Moise Kean su fallo di Faraoni, è stato annullato pure quello, ma la Juve in precedenza aveva avuto tante occasioni per buttare dentro la palla senza averlo mai fatto. Ti faccio un esempio, Inter-Roma dell'altro giorno, mi pare proprio di capire che l'Inter abbia vinto un gol a zero contro la Roma facendo sì una prestazione più di livello, più ordinata, più convincente rispetto a quella della Juventus, però un po' come dire, beh, allora prima del gol di Thuram l'Inter non meritava il gol. No, lo meritava, aveva creato delle occasioni senza mai trovare poi il gol del vantaggio. Mi viene a pensare all'occasione di Bonazzoli al termine del primo tempo, sventata da Szczęsny, mi viene a pensare all'occasione di Cristante per la Roma. Stiamo parlando di due singole occasioni per le due squadre, un po' troppo poco per quello che invece è la durata di una partita, mentre invece l'Inter e la Juve hanno avuto delle occasioni, Chiesa, Yildiz, che non sono riuscite a buttare dentro, ma comunque la Juve era arrivata alla conclusione. Poi che ci sia arrivata in maniera più sporca, meno sporca, questo è un altro discorso. Ed è per quello che ti dico, la prestazione non è stata entusiasmante, indimenticabile, però è stata una partita giustamente vinta dalla Juventus che doveva essere sbloccata prima rispetto al minuto 96. Questa è un po' l'analisi che faccio della gara, condivisibile o meno, ma questa è la mia analisi ed è per quello che ho fatto quel tipo di commento. Grazie mille a MK per il nono mese. Poi veniamo anche al discorso della prestazione sullo 0-0, visto che si segna all'ultimo minuto, rispetto a segnare prima. Okay. Che prestazione sarebbe stata se si fosse segnato prima? L'abbiamo portata a casa con una cattiveria, una voglia che non vedevo veramente da tanto, e questa è la cosa che mi porto a casa io stasera. E va bene, ognuno, diciamo, ha i suoi obiettivi, le sue aspettative e il suo livello di soddisfazione. Luca Toselli da Allegrento Hellas Verona si porta a casa la cattiveria e la voglia che non vedeva da tanto, e poi si continuerà a parlare di cattiveria, di voglia, di grinta, di voglia di vincere la partita, lo farà soprattutto colpo combo. Sì, perché Simone, io in questi anni ho sempre criticato anche e soprattutto l'allenatore questo atteggiamento un po' troppo libertino, e cioè che si vinca, che si perda, che si pareggia, è un po' sempre la stessa cosa. Io invece nella partita con l'Hellas ho visto quella volontà di provare a portarsi a casa la partita comunque, anche con due gol annullati, uno per un fuorigioco millimetrico, uno per uno scontro di gioco, entrambe le volte al VAR, entrambe le volte con la Juve che aveva festeggiato, fino all'ultimo secondo la Juventus ha mostrato quella voglia di vincere la partita che negli ultimi anni non mi era capitata di vedere. Adesso vado a memoria, forse solo con la Salernitana la Juventus era riuscita a trovare un gol decisivo all'ultimo secondo negli ultimi anni, non lo so, però anche questo secondo me è già un pochino un termometro che misura
il fatto che la Juventus negli ultimi anni è stata un po' troppo poco dal punto di vista mentale e dalla voglia, semplicemente questo. Poi io mi porto a casa questo, altri si portano a casa altro, altri non si portano a casa niente, il mondo è bello perché vario e per fortuna abbiamo la libertà di opinione e di pensiero in Italia. Lo sappiamo come ragiona Allegri, come pensa Allegri, finché ci sarà Allegri in panchina si dovrà parlare di altre caratteristiche, e quindi non del gioco, non della prestazione, sto parlando della cattiveria, della fame, della volontà di vincere le partite. La volontà di vincere le partite, cioè sembra solo che le squadre di Allegri, che solo Allegri voglia vincere le partite. Io non ho mai detto questo, non ho mai pensato questo, ora verrà fatto un discorso fantascientifico su Guardiola che non ho idea del perché venga inserito all'interno, non so nemmeno come si sia arrivati a pensare che soltanto Allegri voglia vincere le partite, non ho mai detto questo, però se vogliamo costruire un discorso su questa roba qui, va bene, ascoltiamocelo, interessante. Gli altri che scendono in campo per giocarle non hanno voglia di vincere le partite. Io ho detto questo. Non riesco a capire che significa la voglia di vincere le partite. Come si quantifica la voglia di vincere le partite? Come si identifica? Cioè, tutti, l'ha spiegato Guardiola, che ripeto, avrebbe tranquillamente potuto dire nel Festival dello Sport di Trento, di Gazzetta dello Sport, avrebbe tranquillamente potuto dire, essendo Guardiola vincitore della Champions in carica, io voglio vincere le partite per come gioco, gli altri che giocano in maniera diversa invece non capiscono che così non sono bravi, non vincono. Invece no, lui ha riconosciuto anche specificamente ad Allegri la voglia di vincere le partite con il suo metodo, e quindi forse ancora non si è capita questa cosa che tutti vogliono vincere, l'ha detto. Sì, ma Simone, io non ho detto questo. Grazie per la spiegazione, la citazione, grazie mille per tutto, ma non ho assolutamente detto questo, cioè proprio no, e ti ho spiegato prima il perché ho detto che ho notato più voglia di vincere nella Juve in questa specifica partita piuttosto che nelle altre. Guardiola, cioè il giochista per eccellenza, l'antirisultatista, okay, per eccellenza, ha fatto un assist ai risultatisti che sono ancora lì a non aver evidentemente capito, e non parlo di Toselli, anche se in questo discorso si dimostra parecchio, parecchio risultatista. Mi fermo un secondo, ragazzi, mi muto un attimo. Scusate, io da sempre mi definisco risultatista. E per quello che dico, non era Simone, per quello che dico che c'è una certa ignoranza alla base di questo discorso. Io da sempre mi definisco risultatista. Oh, che brutta parola, che offesa. E quindi? E ho sempre detto che mi definisco risultatista, ma sporco. Perché per arrivare al risultato serve la prestazione. E quindi poi bisogna valutare la prestazione. Ma mi sono sempre definito risultatista. Se per Simone l'essere risultatista è qualcosa di spregevole o non lo so, perché dalla sua reazione mi sembra questo, cioè lo dico io in primis, sì, mi piace quando la Juventus vince, sono più contento quando la Juventus vince, e poi riconosco i limiti, i meriti, i demeriti di quella che è la prestazione, ecco, insomma, questa roba qua. Alessandro, grazie mille per la sub. Poi sul fatto, finché c'è Allegri dobbiamo accontentarci di altro, è come dire, finché c'è la dittatura dobbiamo accontentarci, dobbiamo capire, dobbiamo accettare che non dobbiamo puntare sulla libertà, ma magari sul fatto che nella nostra schiavitù almeno ci possiamo divertire facendo determinate cose. Ecco. Ma Simone, ma davvero stiamo facendo dire che con Allegri dobbiamo guardare certe cose è come parlare di schiavitù, di dittatura e di libertà, ma secondo me siamo andati un pochino fuori dal seminato, dai. Leonardo, grazie per la sub. Non puntiamo sulla libertà, ma puntiamo sullo svago e sul divertimento. È un po' la stessa roba, eh. Se dobbiamo parlare di altre cose belle, secondo me non ce ne sono tantissime, se non altro eufemismo. No, non è un eufemismo, Simone, è che non ce ne sono tantissime. La Juventus ha fatto tante occasioni, ha meritato di vincere la partita, ma comunque la prestazione non è convincente, perché poi bisogna rapportarla al fatto che stanno giocando contro un Hellas Verona, 15° in classifica in Serie A, in casa della Juventus. E se permetti, questa prestazione replicata con delle squadre più attrezzate, più forti, più organizzate, probabilmente non ti porterà la vittoria. Per quello non è un eufemismo, è l'analisi della partita. Non è stata chissà quale tipo di partita, ma non è un eufemismo, ecco, insomma.
se non la voglia di andare a vincerla, l'atteggiamento, la grinta, non voler mollare fino al 96esimo. Mm-hmm. Cambiaso fa un gol che ha l'importanza di quello di Dybala con la Lazio di qualche anno fa. Bah, ma insomma, a parte che torniamo alla stagione 17-18 e quindi rievochiamo che Allegri è sempre stato questo. Ok, sì, Allegri è sempre stato questo. E ripeto, c'è un po' di ignoranza pregressa su quello che è il mio pensiero, su quelli che sono stati i miei contenuti. È proprio quello che contesto ad Allegri, che stia utilizzando lo stesso metodo, lo stesso approccio di quando aveva una squadra nettamente più forte rispetto a questa, mentre con questa invece ci sarebbe necessità e bisogno di provare un'altra strada per arrivare al risultato, perché se no al risultato probabilmente non ci arrivi. Quindi sì, Allegri è sempre stato questo nella gestione della squadra, è proprio questo secondo me il problema, il fatto che stia ragionando con questa squadra come ragionava una volta, quando in realtà le differenze tecniche sono incredibili e quindi tatticamente servirebbe qualcosa di diverso. Anticipo già quello che sta per dire Simone, perché ho già visto il video. Io ho detto che questo gol ha un'importanza pari a quello di Dybala con la Lazio. Non ho parlato di bellezza, perché il gol di Cambiaso è decisamente più brutto esteticamente rispetto a quello di Dybala, ma non ne stavo facendo una questione di bellezza, di estetica, semplicemente di importanza. Te la giochi con la Lazio di Inzaghi, una partita alla fine brutta, una partita vuota di che non ho detto che è stata bella, non ho detto che ce ne sono state tante, che però vedi, vuota di occasioni significa che probabilmente magari la Juventus non avrebbe meritato di fare quel gol a quel minuto, o che, invece col Verona che ne hai creati di più, per quanto sia stata una partita non meravigliosa, la Juventus l'1-0 avrebbe meritato prima. Giocata di grande qualità, ma con una giocata di grande qualità e con assist che nessuno ricorda, con assist di Rugani. E qui la palla in mezzo la mette Gatti per il colpo di testa di Milik, allora cioè... che sale altissimo a passare il pallone lì a Dybala della serie, magari attaccando in un certo modo riesci a segnare pure prima. Qui di che stiamo parlando? Stiamo parlando che questo è quasi un autogol. Cambiaso si trova lì davanti a poter prendere questo pallone perché il difensore del Verona svirgola. Sì, però Cambiaso fa gol perché prendiamo il palo, poi magari se Milik non prende il palo facciamo gol prima e non c'è bisogno del tappin di Cambiaso, cioè, e poi ripeto, non si sta parlando di estetica, ma va bene, andiamo avanti. Se il difensore del Verona non avesse svirgolato, l'avesse spazzata, di cosa saremmo stati? Ma Simone, allora se Ken era mezzo millimetro più indietro avevamo 1-0 per un quarto d'ora, se Faraone non si butta per terra magari eravamo 2-0, se Milik non prende il palo magari eravamo 3-0, se Yıldız fa gol magari non c'era bisogno del gol di Cambiaso, se Chiesa fa gol magari non c'era bisogno del gol di Cambiaso, se cioè la partita è stata questa, è su. A parlare della grinta, della voglia del 96esimo o di 1-0-0? Ho capito, e quindi tutti i risultati che vengono fatti gol all'ultimo secondo non li consideriamo, perché se invece non avessero fatto gol allora non li consideriamo mai. Cioè se Beckham non avesse battuto due angoli fatti bene nella finale contro il Bayern Monaco, magari Solskjaer non avrebbe fatto gol, il 2-1 rimonta leggendaria e lo United non avrebbe vinto la Champions. Se Zidane non si fosse fatto espellere, se Trezeguet non avesse battuto il rigore dell'Europeo sulla traversa, cioè... Cosa sono sti se? Cioè, cosa vuol dire? Andiamo a prendere tutto il calcio e lo rimettiamo in discussione. Non lo so, non sto capendo il motivo, però andiamo avanti. Poi dice, è ancora più bello vincere all'ultimo secondo, e non sono assolutamente d'accordo su questo, perché pace. Significa aver sofferto, quindi significa dire... Non necessariamente... Cioè, non necessariamente significa aver sofferto. Dire che è bello soffrire, è bello... No, vabbè! Non essere i migliori, è bello... Sì, ho detto esattamente questo. Andare in difficoltà. Poi però Toselli dice una cosa pienamente condivisibile, ma in totale contrasto con quello che ha appena detto. Sentiamo. Dice, iniziamo a sfruttare tutti i 90 minuti della partita, perché oggi quel gol è arrivato, ma ci saranno partite in cui non arriveranno, e allora cerchiamo di sfruttare tutti i minuti di gara a disposizione. Benvenuto Luca, benvenuto. Grazie. Cioè io questa cosa la dico almeno dal 2017. Guarda, un applauso, allora te lo meriti perché lo dici almeno dal 2017. Te lo ripeto, la mia visione è la seguente, Simone. Allegri, ai tempi, con una squadra di quel tipo, con degli avversari di quel tipo, aveva la possibilità di vincere, ottenere risultati anche in quel modo lì. Oggi, con dei risultati, con dei giocatori meno forti rispetto a prima e delle squadre
competitor migliori rispetto a quelle che c'erano una volta, non ha più la possibilità di fare come faceva. Questo è il motivo che mi porta a dire queste cose. Poi, se dobbiamo fare la gara, chi l'ha detto prima, magari troveremo uno che ha 50 anni, che l'ha detto prima di Simone, allora questo qui dirà: Simone, benvenuto, lo dico dal 95. A proposito di Dybala con la Lazio, ho sempre detto che bisogna massimizzare le prestazioni e aumentare i volumi di gioco offensivo. Però Simone, io mi ricordo anche di aver visto delle tue clip nelle quali andavi a lodare quello che era l'operato di Allegri, anzi andavi a dire che chi criticava Allegri era un matto. Poi ci sono stati dei cambiamenti nella tua persona, nella tua visione, e sono legittimi, sono sacrosanti. E allora magari arriverà un utente che ti dirà: però dicevo da prima di te, quando te dicevi che Allegri andava bene. Cioè, questo giochino è inutile, non serve assolutamente a niente, ma a maggior ragione non serve a niente prendere delle frasi testuali, riportate testualmente, e andare a costruire sopra queste frasi dei ragionamenti che sono tuoi, non sono miei. Cioè, non ha senso questa roba. Perché devi segnare sempre il più possibile, soprattutto, certo, in campionato, magari, altrimenti non sei competitivo in Europa. Ma magari, dopo aver detto è più bello vincere all'ultimo, però si contraddice dicendo: ma sarebbe stato meglio. Perché ho detto che è più bello come emozione, non ho detto che è più importante, più efficace vincere all'ultimo. Ho detto che è più bello, ti dà più emozione, perché il calcio è uno sport in cui tutto viene concentrato in quelle poche occasioni. La Juve ne crea ancora meno rispetto a quelle che sono le poche occasioni solite, e se faccio gol con la mia squadra all'ultimo secondo è bello perché c'è la sorpresa, non mi aspettavo di vincere, tutte queste cose. Non ho detto che è più efficace, si dovrebbe fare così, ho detto che è più bello metterci qualcosa in più nei 90 minuti. Bene, ti suggerirei di proseguire su questa strada. E io ti suggerirei, Simone, magari di fare dei contenuti su cose che hai da dire, non su cose che dico io. Eppure siamo qua che io commento le cose che tu hai commentato, che ho detto. Quindi su quella del migliorare la qualità del gioco, piuttosto che su quella del risultato godurioso, okay, all'ultimo secondo. E dice: oggi abbiamo rischiato di non portarla a casa, abbiamo rischiato di fare uno 0-0 contro questo Hellas Verona, che è un umilissimo Hellas Verona. Ecco, allora, ridimensionatevi un attimo. Ma chi, Simone? Cioè, ridimensioniamoci chi? Cioè, non mi sembra di aver fatto i caroselli in piazza, di essere sceso a festeggiare, di aver detto che vinceremo lo scudetto, ancora una volta. Insomma, c'è tanta ignoranza nei confronti della mia opinione, della mia posizione, dei miei contenuti. Perché si potevano prendere in considerazione allora tutti, tipo quello di ieri, in cui dico che aspetto a dare un'opinione su questa Juve. Perché? Perché per quello che è il lavoro tattico di Allegri non sono tranquillo nel fatto di riuscire a raccogliere risultati che possano permettere di lasciare la Juve lì, e che quindi non sono fiducioso nel fatto che la Juventus arriverà a vincere lo scudetto o roba del genere, perché non mi pare di aver detto questo. Cioè, quindi che regolata e ridimensionata devo darmi? Cioè, mi stai mettendo in bocca cose che non ho detto, Simone. Allora per forza poi uno deve venire a rispondere, perché la gente giustamente in chat sta dicendo: ma perché stiamo facendo sta roba, non ha senso. Certo, certo che non ha senso, però se un video che ha già quasi 500 mi piace in un'ora, in cui sono taggato e nel titolo una frase che io non ho mai detto, che va a decontestualizzare tutto il discorso, ogni singola frase viene decontestualizzata, io non posso stare zitto a farmelo andare bene. Devo dire la mia. Devo dire la mia. Sull'esaltazione per questa vittoria, tra l'altro ottenuta al 96esimo, e allora forse non è sempre da mettersi al livello di quegli altri e iniziare a capire che delle qualità le abbiamo e dobbiamo tirarle fuori senza sempre reprimerle, cercando di ottenere il massimo dando il minimo. Quindi per Luca finalmente è sbagliato. Ma Simone, ma finalmente, perché tu l'hai sentito oggi? Simone, finalmente, perché tu l'hai sentito oggi, la prima volta, perché magari non guardi i miei video. Cioè, finalmente per quello, non per altro, per quello. Ottenere il massimo, cercare di ottenere il massimo dando solo il minimo, ma bisognerebbe dare qualcosa in più invece di mettersi al pari loro. Ecco, allora c'è una velata critica, c'è una velata insoddisfazione, ma allora io dico: perché questa critica e questa insoddisfazione non viene portata in maniera battagliera avanti? Cioè, siete tifosi, no? Siete tifosi. Simone, anche qui non può essere ignoranza sul fatto che non sapevi. Perché l'anno scorso io e te ci siamo ritrovati all'interno di una live di OCV, nella quale
hai detto che eri anche d'accordo con me, con la mia visione, che Allegri andava esonerato dopo Monza. E lo sapevi benissimo che per me Allegri andava esonerato e che non andava confermato quest'anno in panchina. Lo sai benissimo. E ho fatto tanti contenuti su questa cosa, che poi magari tu non hai visto tutti. Ma la mia posizione è questa. Poi, se non mi metto a la maglia Allegri out in ogni video, o non nomino i video invece che Juventus Allegrentus, o non faccio come ho visto che fa i video non guardate Allegrentus Verona, fate qualcosa, cioè quelle sono tue cose che sinceramente non me ne frega niente, perché puoi fare quello che vuoi, puoi fare quello che vuoi, ma il modo in cui io esprimo il mio dissenso, ma è una cosa mia o una cosa tua? Cioè, c'è una legge che ti dice che devi fare così o posso fare come mi pare a me? Perché io ho fatto articoli, video, live, confronti con giornalisti, opinionisti, blog, in cui ho sempre ribadito quello che era il mio pensiero. Poi, se lo faccio in un modo che a te non piace, te lo faresti in un modo diverso. Ma Simone, ma ancora, il mondo è bello perché vario, è perché ognuno ha libertà di fare quello che vuole. Cioè, come la Juventus non avrebbe necessità di esonerare Allegri perché lo dice Luca Toselli o perché lo dice Simone Avsim. Luca Toselli non è che si mette a fare una roba perché lo dice Simone Avsim, perché quella è la sua opinione, la sua posizione. Cosa devo fare? Devo chiederti che cosa devo dire nei video? Devo farmi fare la scaletta in cosa devo dire nei video? Su come è meglio dirlo? Allora io potrei benissimo dire che tu stai sbagliando a portare avanti questo tipo di approccio, ma non lo faccio perché sono cazzi tuoi, Simone. Come sono cazzi miei dire quello che voglio io. È che non ha senso un video risposta a quello che dico io, come non ha senso una live risposta al video risposta. Siamo arrivati qui, andiamo avanti. Andiamo avanti, se questa è la volontà, se questo era l'obiettivo, guarda, non volevo farlo, ma lo faccio. Lo faccio perché mi sembra veramente una follia, mi sembra veramente una pazzia. Non sto capendo a che gioco stiamo giocando, quindi andiamo fino in fondo. Io non sono più tifoso, quindi a me, io sto qui a contestare. Io lo sono ancora, Simone, per quello che ti dico che è più bello far gol all'ultimo secondo. E se non sei più tifoso, lo dici te, è una tua parola, è una tua libertà non essere più tifoso. Probabilmente per quello che non capisci perché è più bello far gol all'ultimo secondo. Non più efficace, più necessario, più bello, che è diverso, è una cosa diversa. Se non sei più tifoso probabilmente per quello che non lo stai comprendendo, Simone. E mi dispiace perché per quanto la partita non mi abbia convinto dal punto di vista tattico, l'emozione che avevo alla fine della partita e anche il giorno dopo nel registrare il video della mattina, la carica, il guardare Cambiaso con gli occhi lucidi che si rimette la maglia con una munizione contento di aver preso quel giallo perché ha deciso la partita, è meraviglioso. Io adesso, hai citato Colpo Gobbo, gli ho commentato l'altro giorno su Instagram che è bellissimo il suo reel che allo stadio fa gol Cambiaso e ha gli occhi lucidi. È una roba meravigliosa, Simone, è una roba meravigliosa. Mi dispiace che tu ti stia privando di questa roba qui, perché sono convinto, basta guardare le maglie che hai lì dietro, che tu sia stato, perché hai detto che non sei più tifoso, un grande tifoso della Juventus. E mi dispiace che tu sia arrivato a un punto di mal di gestione che è legittimo che tu possa provare, a tal punto da non esultare al gol di Cambiaso all'ultimo secondo. Mi dispiace veramente, perché? Perché ti dico che mi dispiace? Perché l'ho provata quell'emozione ed è stata una bella emozione, è stata una roba positiva in un momento in cui di robe positive per la Juve ce ne sono poche. Ce ne sono poche. Simo, grazie mille per la sub. Cose che mi fanno a volte schifo, a volte ribrezzo, a volte dissento semplicemente. E ci sta. Ma dall'esterno, voi siete tifosi, è la vostra vita, è la vostra anima, è la vostra, sono i vostri sentimenti, è la vostra squadra. Bene, dovreste lottare perché quello che vedete che non funziona, funzioni meglio. Invece... E ancora, Simone, la lotta che intendo io, la lotta che intendi te, probabilmente sono lotte differenti. E allora cosa devo fare? Seguire la tua strada e abbandonare la mia? Cioè, per quale motivo? Devo fare anch'io il video non guardate Allegrentus Verona? Devo fare anch'io il video in cui prendo i tuoi pezzi di video e li commento? Cioè, mi sembra di no. Poi, se magari è sì, non lo so, però mi sembra di no. No, velatamente si dovrebbe fare di più e poi però ci si esalta per questo tipo... Ma Simone, ma chi si è esaltato? Cioè, spiegami chi si è esaltato. Cioè, perché esaltare dal vocabolario italiano, aspetta, esaltazione,
attribuzioni di pregi eccezionali, glorificazione. Cioè, l'hai letto tu nelle mie parole all'inizio che non è stata una partita di chissà che livello. Ma dov'è l'esaltazione, Simone? Cioè, dov'è l'esaltazione? Se spiegamelo davvero, perché non sto capendo dov'è l'esaltazione. Tipo di vittoria che non è non bisogna esultare, ognuno... E allora posso farlo, no? Dicendo che è stata una partita che la Juve doveva vincere perché meritatamente l'ha vinta sul campo per statistiche, per analisi della partita, ma che non è stata una gran partita. Quindi posso esultare, se fa gol cambiato al 90esimo posso esultare, senza bisogno di sentirmi dire che non lo devo fare perché, o devo farlo diversamente perché sono tifoso e quindi dovrei farlo così. Uno esulta e reagisce come gli pare, ma andare a dire ho visto qualcosa di positivo mettendo in secondo piano con degli eufemismi le cose negative non mi pare un atteggiamento. Simone, non, cioè, ma se fossero messi in secondo piano avrei semplicemente detto abbiamo vinto, vabbè abbiamo giocato male ma abbiamo vinto, ma non mi pare di aver fatto questo tipo di analisi. Poi lo chiedo anche ai ragazzi che sono in chat, che hanno visto quel video, che stanno guardando il video su YouTube, che possono andarsi a riguardare il video, non mi pare di aver messo questi aspetti in secondo piano. Non mi pare, perlomeno, perché ho letto tanti commenti invece sotto i tuoi video che vanno in quella direzione lì. E non mi pare che sia la direzione che ho dato io. Poi magari mi sbaglio, magari mi sbaglio. Tanto di sostegno a qualcosa che si ama. Mi sembra invece un qualcosa, un atteggiamento remissivo facendo andare la polvere sotto al tappeto per l'ennesima volta. Ma questo è quello che sembra a te. Hai detto bene, mi sembra. Mi sembra. Perché qua sembra quasi che ci sia il modo di Simone giusto e il modo degli altri sbagliato. Ma Simone, ma cioè il mondo non funziona così, sei più vecchio di me, dovresti saperlo meglio di me. Però ripeto, io ho capito perché c'è stato questo video, perché si vuole arrivare a questo punto, la risposta. E quindi la risposta te la do, non c'è problema. E sono anni, sto tappeto ormai è diventata una montagna, non ci si riesce più neanche a camminare e si continua a mettere la polvere sotto. Io sono sempre lì che metto la polvere sotto il tappeto. Sono sempre lì che dico che Allegri è meraviglioso, che non ha sbagliato niente, che andrebbe rinnovato. Sono sempre lì che faccio questa roba qui. Ma perché, cioè, da una parte Simone mi sta dicendo che sto contribuendo ai problemi della Juventus perché metto la polvere sotto il tappeto. Dall'altra mi si dice che critico sempre Allegri. Io, ragazzi, inizio ad avere una crisi di identità, Inizio ad avere una crisi di identità, non capisco più se sono quello che le calcolo ad Allegri o che odio Allegri, cioè, o forse la butto lì. Quando c'è da dire che ha sbagliato, lo dico, quando c'è da dire che non ha sbagliato, lo dico uguale. Questa è l'Allegretus. E poi dice, però iniziamo a prenderci le cose buone, le cose meno buone cerchiamo di trasformarle in cose buone, perché quest'anno senza le coppe abbiamo la possibilità incredibile di fare qualcosa di veramente fatto bene. Buongiorno, saremmo a noi... Buongiorno. Novembre ormai, cioè è finito anche ottobre, e quando si cominciano a fare le cose fatte bene? Perché non mi venite a dire che la classifica è una cosa fatta bene, perché non ha senso, perché se la cosa fatta bene è la classifica, che tu non giochi le coppe non cambia nulla, il fatto di non giocare... Beh, Simone... fare le coppe e di poter fare una cosa fatta bene e si dovrebbe vedere nella qualità del gioco. Ma non è vero, cioè non solo. Il punto è questo, non è vero e non solo. Cioè, il fatto che non si giochi le coppe, per quella che è la mia opinione, che è un vantaggio non giocare le coppe, è perché la Juventus, che ha tanti problemi, e sono più quelli tattici per via dell'allenatore, che insomma è il problema più grande della Juve, come ho già ribadito a più riprese, che per me Allegri è il problema più grande della Juventus, che andava sostituito, che andava esonerato, non bisognava iniziare una nuova stagione con Allegri. Ci sono dei problemi e che quindi non credo che questo, con questo approccio di Allegri si possa arrivare a raggiungere dei risultati come lo scudetto, e a livello tecnico non credo che ci siano delle squadre, anzi credo che ci siano delle squadre migliori della Juventus sempre in Serie A. Se metto insieme queste due cose arrivo a creare il mix per cui secondo me non giocare le coppe diventa positivo, perché hai una settimana intera a disposizione per preparare le partite. E quindi, anche se l'approccio di Allegri non è quello giusto, si riescono a portare a casa dei risultati maggiori. E sì, la classifica non può essere un parametro da mettere in secondo piano. Poi può non essere quello più importante, può essere la tua visione, ci mancherebbe altro. Però non può essere un parametro che non viene preso in considerazione. È la miglior partenza della Juventus di Allegri da quando è tornato, e secondo me non è una coincidenza il fatto che non si giochino le coppe.
La tua visione è diversa dalla mia? Meraviglioso, fantastico, benissimo. Ma la mia è questa e ha un valore e continuerà ad avere un valore. Si dovrebbe vedere nella prestazione, appunto. Passiamo al secondo video di Luca Toselli, più recente, il giorno dopo, titolo Siamo primi in classifica in Caps Lock. Che anche qui ho letto nei commenti di Simone, permettetemi, rispondo anche a questo commento, qualcuno che mi ha accusato perché io ho detto Simone non puoi mettere, tra virgolette, bello vincere così, che sembra che io abbia detto questa roba, e uno mi ha risposto, e te non puoi scrivere siamo primi in classifica perché non è vero, perché doveva ancora giocare l'Inter. Ragazzi, letteralmente nel titolo, nel video, nei primi secondi, ho detto lo carico questa mattina prima che giochino le altre, perché poi il rischio di non essere più primi è molto elevato, no? Ok? Benissimo. Quindi non era una falsità. Cioè, se tu in quel momento in cui aprivi il video lo aprivi prima della partita dell'Inter, la Juventus era prima in classifica. E l'hai aperto dopo, bastava ascoltare i primi 30 secondi di video per capire che era stato caricato per quel motivo lì. Rispondo a questo commento perché cioè, a volte mi chiedo io se c'è davvero necessità di fare l'ABC come se fossimo in un asilo, però a quanto pare sì. Non so, questo utente, non lo so, non ne ho idea. Dice, tante persone vedono la Juventus come favorita perché non ha le coppe, io ho già spiegato mille volte, per me la Juventus non è la favorita, ma il fatto di non avere le coppe sposta tanto. Cioè, mi sembra una bella contraddizione, insomma. Ma Simone, ancora una volta, perché non hai guardato i video probabilmente. Cioè, se faccio un video dedicato a questo argomento e vado ad analizzare il contenuto in una ventina di minuti, è ovvio che non posso fare un altro video in cui cito quella parte che ho detto in un altro video sempre di 20 minuti per poi dire altro. Uno, perché la gente non se lo guarda. Due, perché sarebbe inutile e anche stupido. Quindi se non hai visto quel video in cui l'ho spiegato, e ho provato a riassumertelo anche prima, se sei interessato ti linko anche il video in cui ho analizzato la situazione e ti spiego il perché, e fai un po' fatica a comprendere. Cioè, se io facessi un video in cui vado a commentare il tuo video, probabilmente andrei a dire delle cose che non sono in linea con quello che è il tuo pensiero, perché mi manca il pregresso degli altri video in cui andavi a sviscerare quei concetti. Questo è. Insomma, se non avere le coppe sposta tanto e non è neanche la favorita, significa che fa proprio schifo sta squadra. Cioè o è così o è pomì. Simone, o è così o è pomì. Non lo so, cioè viviamo in un mondo di estremismi allora. Cioè ci sono i comunisti e ci sono i fascisti. Basta, ci sono solo loro. Non lo so. Spiegamelo. Cioè se una squadra mediamente forte ha un vantaggio, diventa più forte delle altre. Ma dipende di quanto più forte, di chi sono le altre. Secondo me in questo momento la Juve è così vicina alle altre perché altre hanno le coppe, la Juve no. Quando gli altri non avranno le coppe, si entrerà nel momento clou. Vedremo se la Juventus riuscirà a mantenere questa media punti, perché ripeto, per me è una cosa che bisogna per forza di cose valutare, e vedremo se le altre invece senza coppe andranno a fare quei punti che magari ha lasciato indietro. No, invece si continua, però allora io chiedo anche questo a Luca Toselli, a Colpo Bobo, ai tifosi, no? Vi state esaltando, state diciamo esprimendo anche evidentemente delle emozioni, delle gioie, per che cosa? Cioè vi rendete conto che per la prima volta nella storia state tifando una Juventus che non vincerà e non deve vincere? Simone, cioè, non so, ormai ho perso il conto di quante volte te l'ho detto, però cioè, non è una bella figura, secondo me, costruire un contenuto sull'ignoranza rispetto al pensiero di un'altra persona. Cioè, ogni singola conferenza stampa di Allegri che analizzo esprimo questo mio malumore, perché nella comunicazione dell'allenatore della Juventus non avverto più quella volontà di andare a vincere le partite, di andare a vincere i trofei, ed è una cosa che mi logora dentro. Sì Simone, lo avverto, lo dico anche spesso, poi se Allegri vincerà io a fine anno sarò contentissimo di dire mi sono sbagliato. Tu saresti pronto a fare la stessa cosa? Non lo so, cioè chiedo, come te chiedevi a me, io chiedo a te, se alla fine dell'anno poi Allegri vincerà lo scudetto, arriverai a dire, oh, alla fine comunque ha vinto lo scudetto, il pensiero che avevo magari può essere messo in discussione, o rimarremo fissi sul discorso? Perché quello che sto cercando di capire, analizzando il video di Simone, è che a lui non interessa tanto il fatto che si arrivi a un risultato, quanto più vedere la qualità espressa in campo. Ma che ci mancherebbe? Va benissimo così. Però dall'altra parte,
credo che sia anche giusto riconoscere che c'è una wave di pensieri contrastanti che magari prendono in considerazione anche il fatto che vincere o raggiungere risultati possa essere qualcosa di positivo. Poi secondo me la Juventus non vincerà lo scudetto, perché ho dei seri dubbi su Allegri, sulla gestione dell'Allegri 2.0. E lo dico spesso, se non sempre, però se non si guardano i video e si fanno i contenuti su questa roba qua, senza sapere, boh, non lo so. Cioè, che senso ha dire facciamo punti, saliamo la classifica, però non dobbiamo vincere lo scudetto? Ma Simone, ma quando è che ho detto questa cosa? Cioè, io fino all'ultimo momento in cui ci sarà la possibilità di vincere aritmeticamente lo scudetto, spererò che la Juventus e Allegri possano arrivare a vincere lo scudetto. Cioè, cosa significa? Quando è che ho detto che spero che faccia quanti più punti possibili ma che non lo vinca? Ma io me lo auguro che lo vinca, ma speriamo, guarda, farei una firma su un contratto, ma sarebbe meraviglioso vincere lo scudetto. È per quello che in questo momento è come intende il calcio Allegri, che è l'allenatore della Juventus, e non può intendere il calcio come lo intendo io, come lo intendi te, come lo intende qualcuno in chat o nei commenti, ha senso fare punti anche all'ultimo secondo. Che senso ha? È il senso di lottare, Simone. Con Pirlo non abbiamo lottato per lo scudetto, col primo Allegri non abbiamo lottato per lo scudetto, col secondo Allegri non abbiamo lottato con lo scudetto, almeno col terzo, cavolo, con lo stipendio che ha, con il terzo anno di guida tecnica in una squadra che non doveva avere, io mi auguro che almeno senza coppe Allegri possa arrivare a lottare per lo scudetto. Poi non lo vincerà, oh, è uno sport, vince quello che se lo merita di più. Però fare questi punti serve per provare a lottare per lo scudetto. Poi, da quanto ho capito, a te non interessa il risultato. Benissimo. A quelli che interessa, probabilmente interessa. Cosa devo dire? Significa semplicemente segarsi le opportunità da soli. Dire io potrei arrivare al massimo, però mi fermerò un attimo prima. Non è... ma chi l'ha detto, Simone? Ma trovami il minuto in cui ho detto questa cosa. Cioè, spiegamelo davvero. È frustrante. Ma sì che è frustrante, lo diciamo sempre. Non è brutto? Non è avvilente? Sì, contenti voi. Ma contenti voi cosa vuol dire, Simone? Ma quando è che ho detto che sono felice di questa situazione? Ma santo Dio. La vittoria contro l'Hellas Verona non può essere la cartina di tornasole di una squadra come la Juventus, ma allo stesso tempo la partita contro l'Hellas Verona ha mostrato quella che è l'anima di questa Juventus. Allora, cioè, mi sembra una critica, cioè, se non... Ma aspetta, attenzione, cioè, nel mondo non ci sono solo critiche. Simone, partendo da questo presupposto, in un discorso ci possono essere opinioni, critiche, elogi, cioè devono esserci sempre le critiche? Cioè, viviamo in un mondo in cui bisogna solo fare le critiche? Non deve essere la cartina di tornasole, perché la Juventus è qualcosa di più di vincere contro questo e la Verona. Allora vuol dire che poi, se questa è l'anima di questa Juve, vuol dire che fa schifo. Cioè... Ma cioè, non sto veramente capendo qual è il discorso, Simone. La Juve sicuramente non deve esaltarsi per aver vinto contro l'Hellas Verona in casa, ma il fatto di aver visto una cattiveria che manca da tempo nella Juventus mi fa piacere. Cioè, cosa significa una squadra che fa veramente schifo? Cioè, non sto comprendendo. Cioè, sono due cose separate tra di loro. Se poi le vogliamo incastrare per forza, è come avere due fiumi, no? Queste due cose sono due fiumi. E volerci arrivare costruendo un ponte, però un ponte con delle cose che non servono nel ponte. Cioè, questo ponte te lo sei costruito su una roba che non c'è. Cioè, è questo che voglio capire. Che senso ha fare un video in cui leggi le cose che dico, ma le commenti con cose che non dico, facendo passare il messaggio che le dico, che le penso? Cioè, non sto comprendendo questo. Non sto comprendendo questo. Allora siamo d'accordo? Allora siamo d'accordo che questa è una squadra ridimensionata, una squadra peggiorata, una squadra che non è veramente la Juventus? Sì. Sì. Sì, Simone, sì. Esattamente il motivo per cui avrei cambiato allenatore. E quindi... Non lo so, mi sembra una bella contraddizione. Vabbè, d'accordo. Dice: non puoi racchiudere nelle statistiche e nelle analisi la voglia, non la puoi descrivere, mostrare con un fermo immagine o con un numero. Che poi in realtà con un fermo immagine sì,
Perché se andiamo a vedere con quanti uomini attacca la Juventus in quell'ultimo minuto, ti fa capire che c'è qualcosa di più rispetto alla squadra che rimane sempre bassa e passiva. Perché già la voglia, l'atteggiamento passa anche da quanto coraggio hai nel difendere. Perché abbiamo fatto la partita di Bergamo inguardabile, bruttissima. Oh, lo dico, dato che poi arriverà fuori. Abbiamo giocato male! Dico, è una cosa che spesso ho fatto comprendere e capire negli ultimi anni. Invece con l'Hellas, vuoi perché eri in casa, vuoi perché l'Hellas è più scarso, vuoi per tante cose, oh, c'è stata più voglia di andarla a vincere. Che cosa devo dire? Con una percentuale, la voglia la vedi soltanto negli occhi dei calciatori, in quel passettino. C'è anche questa volontà di leggere le frasi che dico in maniera così, oh, cioè fa passare il messaggio che sto dicendo una cazzata, cioè non è una bella cosa questa, Simone, sempre secondo me, Marco, grazie per la sap. In più, in quello scatto in più, bello, mi sembra poetico, però se questa voglia non è quantificabile, allora di cosa parliamo? Allora non c'è, se non è quantificabile non esiste. E allora questo, se il mio era poetico, questo è filosofico, Simone, cioè Dio è morto, eh? Dio è morto, Dio è ovunque, non lo so, Pantarei, tutto scorre, cioè queste sono, mi sembra, più frasi fatte, non lo so, non ne ho idea. Se esiste ed è percepibile e anche quantificabile, la vedi negli occhi dei calciatori. E Luca Toselli ha visto la partita con la camera dedicata, con lo sguardo dei calciatori. Cioè, adesso faccio una battuta, ma ha fatto bene perché è stata molto divertente. Che significa? La vedi negli occhi dei calciatori. Ma non lo so, faccio una domanda perché anch'io sono ignorante su questa roba. Dato che ho visto i video che ha caricato, non guardate la partita, che durano come la partita, cioè, poi lui l'ha vista la partita? Cioè, forse per quello che la voglia non l'ha vista, non lo so, o magari l'ho vista solo io ed è una mia opinione, la sua è diversa, non ho idea, cioè faccio una domanda. Cioè, poi lui le recupera le partite, le guarda oppure no? Che davvero non lo so questa cosa. E il calcio sarebbe questo? Il calcio? No, Simone, ma anche questo no, non è questo il calcio, e non mi pare di averti detto che questo è il calcio. Ti ho detto che questa è la caratteristica a cui dobbiamo aggrapparci con Allegri in panchina in questa stagione, che è diverso. Cioè la voglia negli occhi dei giocatori e il gesto tecnico e i movimenti tattici è semplicemente voglia individuale dei giocatori. Allora, Massimo, allenatore, a che serve? Qui... Però allora perché quando i giocatori vanno in campo scarichi, spompi, che veramente vedi che avrebbero preferito guardarsi la replica di Beautiful piuttosto che scendere in campo, si dice, oh cazzo, l'allenatore non gli ha passato la voglia? Perché io tante volte ho detto, oh cazzo, non vedo la voglia di vincere nei giocatori, e questo dipende da Allegri, ed è una responsabilità e una colpa di Allegri. Cioè, o funziona solo quando fa comodo? Perché se funziona solo quando fa comodo, io alzo le mani. Se invece vogliamo fare un discorso continuativo che si tratti di criticare o lodare, poi un altro paio di maniche. Qui si apre un mondo, vedete? Perciò cerco di far dibattito. Beh, hai fatto benissimo perché abbiamo sviscerato tanti argomenti. Non mi stancherò mai di fare la lotta a questa campagna che secondo me è priva di significato, e cioè del giocare bene e giocare male, che non vuol dire niente. Solitamente quando si dice giocare bene o giocare male è perché non si riesce a spiegare effettivamente che cosa significhi o quali siano le variabili da prendere in considerazione. Non possiamo essere più disaccordo di così, che su questa cosa, e io credo che sia tipico di chi appartiene ad una parte diciamo sconfitta e perdente, quella di negare il confronto. La partita, cioè, non vuol dire niente questa frase, Simone, non vuol dire niente. Cioè, non è che nego il confronto, sto dicendo semplicemente che la frase "ha giocato bene, ha giocato male" è vuota. E tante volte la gente ti dice "ha giocato bene, ha giocato male" senza dirti il perché. Poi secondo me la Juve con l'Hellas, per efficacia di quanto ha prodotto, non ha giocato male. Poi se dobbiamo guardare l'ordine, i pattern, la costruzione, è stata una brutta partita. Ma Allegri, quando va al campo d'allenamento ogni giorno, non fa quello. Non prende in considerazione questo. Io ho visto qualche settimana fa
City Brighton è sembrata quasi una partita a scacchi, perché De Zerbi e Guardiola, che sono due allenatori meravigliosi in questo momento, che sono 10.000 volte più aggiornati di Allegri, 10.000 volte più impattanti di Allegri in questo momento, hanno fatto una partita perfetta da quei punti di vista, con ovviamente i limiti tecnici che poi hanno a disposizione i giocatori, no? E allora ti dico, dato che De Zerbi e Guardiola, per prendere i due non plus ultra in questo momento del campionato più bello del mondo, ogni giorno vanno al campo d'allenamento e provano queste cose, perché vogliono che queste cose arrivino in partita, Allegri semplicemente questo non lo fa. E lo dicevi anche te prima, allora anche l'Allegri di una volta, sì, anche l'Allegri di una volta, Simone, anche l'Allegri di una volta non le faceva, ma aveva a disposizione delle squadre decisamente più forti e dei giocatori che anche senza quei pattern ripetuti, e aggiungo io un calcio diverso, diverso per quanto mi riguarda, perché negli ultimi anni c'è stato un'evoluzione importante, proprio questi allenatori emergenti stanno cambiando il modo di intendere il calcio anche nelle squadre piccole in Italia. Mi basta pensare a Thiago Motta, basta pensare all'Italiano quando era a Spezia. Il calcio sta cambiando, gli allenatori devono adeguarsi. Allegri non lo sta facendo, da qui nascono i miei dubbi riguardanti quella che sarà la posizione in classifica finale della Juve, perché per me è una discriminante prendere la posizione in classifica finale. Cioè, mi pare che da questo punto di vista siamo abbastanza concordi, no? E cioè che Allegri stia lavorando male, che Allegri debba essere sostituito. Cioè, non capisco perché tu debba far passare il messaggio che io invece sono sempre dalla parte della società, sempre dalla parte di Allegri, che le critiche non sono critiche. Cioè, veramente non lo sto capendo, non lo sto comprendendo. La partita non c'è mai stata, ho perso, no, la partita in realtà non c'è mai stata. E quindi si respinge, si rifiuta proprio il confronto tra giocare bene e giocare male, addirittura squalificando il giocare bene come qualcosa che non si riesce. Ma quando mai? Che non si riesce cosa? Quando mai? Cioè, anche questa frase cosa vuol dire? Assolutamente no, casomai. Ma assolutamente no, che cosa? Cioè, e chi è profeta del giocar male e chi è difensore del giocar male, che non sa spiegare che cosa significhi giocare proprio. Cioè, quindi mi stai dicendo che io sono un profeta del giocare male, e probabilmente da qui nasce il titolo, non lo so, sto ipotizzando, è una domanda anche questa, vorrei una risposta, cioè mi piacerebbe capirla questa cosa. Cioè, quindi sono un profeta del giocare male che non è in grado di far capire cosa vuol dire giocare bene, perché non riesco a comprenderlo. Cioè, questa alla fine è l'analisi, no? Proprio al di là che bene o male. Quindi rifiutare questo confronto semplicemente porta a dire ok, tu sei dalla parte del non gioco. Questo. Ma sulla base di che cosa? Ma Simone, ma sulla base di che cosa? E quanto? Perché chi è dalla parte del gioco vuole confrontarsi, perché sa che ha un sacco di argomentazioni, ha un sacco di contenuti e di strumenti da portare. Ma sì, ma Simone, se dobbiamo fare un confronto sul lato del gioco, sulla Juventus di Allegri 2023-2024, ma di cosa cazzo parliamo? Cioè, se dovessimo fare una live, io e te, insieme, a discutere del gioco, della Juventus, di Allegri 2023-2024, di che cosa cazzo parliamo per un'ora? Se non della voglia che si sta vedendo, perlomeno in questa stagione, che non si è vista nelle altre due, che avrebbero dovuto portare all'esonero di Allegri. Cioè, di che cosa parliamo? Ripeto, il non giochismo dovrebbe essere debellato, non è una questione di diritto di esprimere la propria opinione, è una questione di distruggere il calcio, dovremmo... Ma Simone, ma cioè, questo discorso lo puoi fare a uno che viene qui e ti dice, sai che cosa? Per me Inter-Roma è stata una partita bellissima perché la Roma ha giocato così, per me Atalanta-Juventus è stata una partita bellissima perché la Juve ha giocato così, e spero che tutte le squadre nel mondo giochino in quel modo. Questo è un discorso che puoi fare a una persona che dice una roba del genere, e lo condivido, lo sottoscrivo, vengo con te, faccio lo stesso discorso insieme. Ma farlo a me su robe che non ho detto e che non penso, cioè, lo trovo francamente ridicolo. Cioè, non mi viene in mente un'altra parola se non ridicolo. Può essere tutti giochisti, altrimenti il calcio tutti. Non esiste. Poi nel giochismo ci si confonde. E allora, Simone, io ti dico che tutti dovrebbero essere risultatisti e tutti si confrontano sul risultato. Però se la pensi diversamente, cioè, che cosa devi...
quindi devo dire che la pensi male te perché la pensi diversa da me, o possiamo dire che tu hai una visione e una visione, e pace fatta, ognuno può avere la sua visione? Confronta sulle varie scuole di pensiero. Dice: dopo il derby io avevo una sola richiesta a Massimiliano Allegri, dato che so per certo che Allegri è arrivato a quasi 60 anni e non andrà a modificare il suo credo calcistico in funzione di una singola stagione della Juventus, però volevo vedere quel fuoco, quella grinta negli occhi. E allora dipende da Allegri, il fuoco e la grinta negli occhi. Beh Simone, cioè, anche, a maggior ragione perché Allegri è un allenatore di gestione e non è un allenatore di costruzione o di crescita, ed è sempre stato così, lo era nel primo ciclo alla Juve, lo è ancora oggi perché si è ancora più estremizzato a mio modo di vedere, perché si è creato un personaggio, lo sta portando avanti anche contro il suo interesse, e quindi mi pare proprio di sì che sia necessario parlare dell'atteggiamento con Allegri in panchina, perché non possiamo aggrapparci alla qualità dell'esecuzione corale della squadra. O almeno potevamo provarci, perché iniziano, secondo me, avevamo iniziato con un pressing alto che poteva essere interessante. E Allegri, dopo i 4 gol di Sassuolo, l'ha completamente accartocciato e messo da parte. È passato a volersela giocare sulla difensiva e basta. E arriverà a questo momento nel video, andiamo a parlare anche di questo. Metti Allegri e non i singoli calciatori. E però, se Allegri è capace di mettere il fuoco e la grinta, perché non è capace di mettere la tecnica, la tattica, la qualità del gioco? Perché non lo vuole fare, Simone. Cioè, perché non lo vuole fare? Perché ha sempre detto che sono i giocatori che vincono le partite, non gli schemi. Perché la sua mentalità è questa, perché lui pensa così e quindi non lo fa. Io non sto dicendo che è giusto che faccia così, ti sto dicendo che è così. Cioè, secondo la domanda da farsi è: Allegri cambierà? La mia risposta, che poi magari è diversa dalla tua, da qualsiasi altra di ogni persona, è no. Poi se tu pensi di sì, beh, sei un inguaribile ottimista, non lo so, non so cosa dire. Perché non glielo si chiede? Perché ci si deve arrendere al fatto che Allegri è questo qui? Perché Simone, glielo puoi anche chiedere. Mi pare che tu gliel'abbia chiesto in più di un'occasione, no? Mi pare che sia cambiato. E magari gliel'hanno anche chiesto dentro la Juve. Cioè, noi nemmeno lo sappiamo. Io a un certo punto pensavo che quest'anno gli avessero detto... devi cambiare perché come l'anno scorso guai a te, e se fosse iniziato in quel modo cercando di pressare alti proprio per questo, e poi adesso che l'ha accantonato mi viene a dire semplicemente che quel mio pensiero era errato, perché sono in grado di mettere in discussione i miei pensieri, perché il mio canale YouTube non è una Bibbia bensì un posto come un altro dove mi piace esprimere semplicemente le mie opinioni in confronto della squadra che tifo, che amo, che sostengo, che Allegri sia allenatore oppure no. Allora, come ho sempre detto, Allegri out, perché se... Sì Simone, e ti ripeto, ne abbiamo parlato anche l'anno scorso a OCV, e avrei cambiato allenatore l'anno scorso, a ottobre, cioè un anno che per me Allegri non dovrebbe essere allenatore della Juve. Poi se vincerà lo scudetto verrà a farmi l'elicottero e le pernacchie, però io non penso che accadrà. Se Allegri è questo qui e non lo si può migliorare, sarebbe stato meglio che se se ne fosse andato, se fosse stato cacciato. Sì, questa Simone, squadra sì. Segna ancora troppo poco e non ha i numeri offensivi per rimanere lassù in alto fino all'ultima giornata. Maniavantismo? No, Simone. Allora ti faccio una domanda, cioè te la inverto. Tu credi che la Juve in questo momento abbia i numeri dal punto di vista della realizzazione per rimanere aggrappata alle squadre che vinceranno uno scudetto? I numeri attuali della Juventus? Li leggiamo. Allora, Inter al primo posto con 25 punti, 25 gol fatti. Juventus al secondo posto con 23 punti, 16 gol fatti. Milan 22 punti, 18 gol fatti. Atalanta 19 punti, 18 gol fatti. Napoli 18 punti, 22 gol fatti. Fiorentina 17 punti, 18 gol fatti. Anche la Roma ha fatto più gol della Juventus, ne ha fatti 20. La Roma non mi pare che sia una squadra che vive di azioni o di finalizzazione o di queste cose qui. Non mi pare una squadra orientata a trazione anteriore, mi sembra più a trazione posteriore, un po' come la Juve, no? Quindi no, cioè la risposta che mi do è che 16 punti, 16 gol in 10 partite sono un po' troppo poco per rimanere lì. Poi ti chiedo, secondo te la Juve ha i numeri per rimanere lì in alto? Cioè una domanda, perché se il mio è manivantismo, allora significa che tu pensi il contrario di questa cosa, no? Che significa allora? Alla grinta e la voglia, non bastano la grinta e la voglia per vincere? Basta l'1-0, segna troppo poco, perché si deve segnare di più? Perché Simone, per fare più punti, e so che a te non interessa magari il risultato, a me ancora sì, e mi piacerebbe arrivare
ad aprile, a metà aprile, a maggio, con ancora quel brivido di poter guardare le partite dicendo cazzo, finalmente la Juventus che lotta per tornare a vincere, perché questa roba qui non può essere considerata la Juventus della quale mi sono innamorato, banalmente, partendo il ciclo degli scudetti con Conte, bisogna fare più gol, perché se non li fai diventa più difficile. La cosa più bella, ha detto Luca, è vincere all'ultimo secondo. No, Simone, è ancora qui, cioè... non lo so, mi viene da dire che questa estremizzazione, questa narrazione diventa quasi in malafede per farmi apparire in un certo modo, quando io in realtà ti ho detto che è più godurioso, cioè è più bello in quel senso lì, non più bello nel senso che è più efficace. Oddio, tensione, tensione, te ne dico un'altra, lo dico anche a tutti i ragazzi che stanno guardando, per me sì, per quella che è questa Juve sì, è più efficace, perché tante volte questa Juve fa un gol poi si ferma, e se fa gol all'ultimo secondo poi c'è più possibilità di portarla a casa senza che gli altri la pareggino, quindi forse addirittura è anche più efficace, però sicuramente stiamo parlando di qualcosa di utopico, semplicemente la Juventus dopo che segna un gol potrebbe non fermarsi e andare a fare il secondo, il terzo e chiudere la partita, per quello ti dico che la Juve segna ancora troppo poco. Perché si dovrebbe segnare prima e fare 2-3-0? Non mi trovo in maniera lineare su questo. Ma non ti trovi in maniera lineare perché hai, non lo so, abusato di libertà creativa nel dipingere una mia frase. La Juventus in questo momento ha preso soltanto 6 gol in tutto il campionato, e quindi significa che la Juventus ha dato una forte impronta difensiva alla squadra. Tante volte quando si parla di giocare bene si prende in considerazione soltanto la fase offensiva, ma la fase difensiva è ugualmente importante, così come la fase di transizione. E poi critica sia la fase offensiva che la fase di transizione, difendendo la fase difensiva di questa Allegrentus. Ma non è vero, questa è un'altra semplificazione, un'altra banalizzazione utile a portare il proprio discorso, il discorso dalla propria parte. Io porto i discorsi dalla mia parte. È assolutamente vero che quando si parla di giocare bene si parla solo della fase offensiva. Io ho detto che spesso e volentieri, quando si parla di giocare bene, si parla della fase offensiva. Non ho detto Simone Absin, quando parla di giocare bene, parla della fase offensiva. Tu magari lo dici in un altro modo, io non lo so, non seguo i tuoi contenuti, non ho interesse nel farlo. Però tutte le volte che mi trovo dei commenti, o comunque la maggior parte delle volte che mi trovo dei commenti sotto i miei video, mi dicono che la Juve di Allegri gioca male perché segna poco, perché fa pochi gol. Che può essere sicuramente uno dei motivi, secondo me non l'unico, e ovviamente ti dico, la maggior parte delle volte che mi viene scritto che si gioca male, si fa riferimento alla fase offensiva, che è un po' diverso. No, giocare bene, io ne ho parlato, c'è un articolo di Fabio Barcellona su Ultimo Uomo delle scorse settimane che spiega che cosa significa giocare bene. Ma io non stavo rispondendo né a Simone Afsin né a Fabio Barcellona, di cui tra l'altro ho letto l'articolo ed è molto molto bello e interessante. Dice che questa Juventus è brutta da vedere perché non gioca bene. Giocare bene è in tutte le fasi, è in tutto il campo, soprattutto nel modo in cui si riconquista il pallone, che è fase difensiva. E secondo te, Simone, Allegri, che conosciamo bene perché è l'ottavo anno che allena la Juventus, se legge l'articolo di Fabio Barcellona, ha un'epifania nella notte in cui dice cazzo, in tutti questi anni mi sono sbagliato e quindi da domani chiedo ai ragazzi di fare qualcosa di differente, o anche quest'anno arriverà a portare avanti il suo credo come ha sempre fatto nella sua carriera? Soprattutto nel modo in cui si cerca di riconquistare il pallone. Quindi altra banalizzazione data in... Cioè non è una banalizzazione, Simone. Cioè... E credo che sia anche abbastanza offensivo dire che banalizzo, che dico certe cose perché non ci arrivo o robe del genere. Cioè, lo ritengo anche abbastanza offensivo, Simone. Cioè, non è un bel messaggio. È come dire, per me Absin banalizza a mettersi la maglia Allegri out. È banale, è scontato, è ripetitivo. Cioè, ma saranno anche cazzi tuoi, no? Di quello che pensi, fai. Saranno anche cazzi tuoi. Penso. In pasto ad un pubblico che già di per sé è probabilmente, in quanto ancora juventino, allegriano, risultatista, non giochista, anche bel gioco. Ma Simone, ma questa deduzione, cioè, è come dire che 12 meno 5 fa 14 milioni. Cioè, quindi se uno juventino è allegriano. Cioè, quindi questa è la tesi da portare avanti. Perché addirittura anche il pubblico, anche voi che state ascoltando il video, adesso faccio un po' di populismo.
faccio un po' di populismo, anche voi che vi definite ancora juventini, secondo il pensiero di Simone, siete allegriani. Cioè, Simone, ma non lo so, davvero non sto comprendendo. Davvero non sto comprendendo. Cioè, sembra la peggior propaganda politica di un partito di un'estrema posizione, che sia destra o sinistra, non lo so. Cioè, non sto veramente comprendendo. Cioè, è veramente posso dirti che questa è una banalizzazione? Posso dirti che questa è una banalizzazione? Questa lo è. Perché io mica tifo Allegri. Io tipo per la Juventus. Non mi sono mai messo una maglia con scritto Allegri. Tu te la metti con Allegri out, ma io non la sono mai messa con scritto Allegri in o con Allegri. Cioè, io esulto quando fa gol Cambiaso, mica perché vince Allegri. Poi se secondo il tuo pensiero chi tifa Juventus è automaticamente allegriano, allora io, che poi è anche questa, come dico che giocare bene e giocare male sono delle puttanate che azzerano il confronto. Ma le etichette, allegriano, anti-allegriano, ma quanto fanno cagare, quanto limitano il confronto? Perché, come sempre nella vita, non c'è solo il bianco e il nero, c'è anche il bianco-nero, per fortuna, e il bianco-nero insieme dalle scale di grigi. Il bianco-nero è una parola chiave per me, no? Che sono ancora tifoso della Juventus. E dentro gli argomenti, dentro i protagonisti, i singoli, Allegri è la rappresentazione perfetta del singolo su cui costruire della narrazione, c'è tanto da dire. Senza sempre cadere nell'estremizzazione che è il male assoluto o l'idolo assoluto. Perché io quando leggo su Twitter della gente che mi porta Allegri qui e che mi sfotte De Zerbi e dice ma De Zerbi chi, che cosa ha vinto Allegri e meglio, ma, ma accendiamolo il televisore, poi è una loro opinione legittima. Però a me sinceramente dà fastidio. E sentirmi dire che sono allegriano perché tifo ancora la Juventus, cioè mi sembra di vivere nel fantastico mondo di Avsim, non nel mondo reale. Perché c'è anche un mondo reale. E a me è successo tantissime volte di andare allo stadio e di trovarmi a bere una birra con i ragazzi che sono fuori dallo stadio e sentirmi dire, oh, io vorrei cambiare Allegri, tu cosa ne pensi? E anch'io gli dicevo, anch'io lo cambierei. Mi è successo l'altro giorno di andare a fare una partita di campionato degli amatori. Alla fine della partita il loro portiere si avvicina a me e mi fa, ah, ma te sei quello che fai video su YouTube? Ho detto, sì, ma cosa ne pensi di Allegri? Ti sta simpatico? E gli ho detto, mi stava più simpatico quando vinceva, perché ancora una volta, ribadisco, mi considero risultatista, anche se sporco, perché per me per arrivare al risultato serve la prestazione. E lui mi ha risposto, oh, ma cosa dici? Ma poverino Allegri, che è l'unico che ancora ci tiene, ci crede, adesso fai un video in cui parli bene di Allegri. Ho detto, fa anche il cavolo che me ne frega a me, no? E quella roba lì per me è una follia, perché etichettare Allegri come l'unico che ci crede per me è una follia. Quindi se dobbiamo usare l'etichetta, quello mi sembra un tifoso allegriano e non mi ritengo tale, come non mi ritengo nemmeno anti-allegriano, perché per fortuna nella vita il bianco e il nero, ma anche il bianco-nero. Capiamo che Allegri ha puntato la sua fish su questo principio e spiega anche sul principio della difesa, e spiega anche un po' perché dalla partita con Lecce in poi, quindi la prima partita dopo la sconfitta col Sassuolo, la Juventus è apparsa meno pimpante negli ultimi metri degli avversari, meno sprecona di energie nella volontà di andare a pressare alto, molto più prudente, molto più attenta e se vogliamo forse anche meno arrembante. Cioè, capite, per Toselli andare a recuperare la volontà di andare a pressare alto è uno spreco di energie. Ma Simone, ma... Allora... Aspetta, calma, devo fare un respiro perché questa mi ha fatto ridere. Simone, stiamo parlando della Juventus di Allegri, non della Juventus di Toselli. Quello che si vede in campo nella Juventus non è un'indicazione di Toselli, è un'indicazione di Allegri. Io sono convintissimo, poi magari sbaglierò, che per Allegri il pressing sia uno spreco di energie, perché Allegri cura principalmente la fase difensiva, poi lascia libertà ai suoi giocatori e quindi non va a rappresentare i suoi giocatori con un pattern predefinito di giocate. Ok, dato che la Juventus non fa una transizione offensiva positiva di livello o
ha smesso di pressare in avanti come invece li abbiamo visto fare a tratti, purtroppo, perché non ha dato continuità nemmeno nelle prime giornate, ritengo che per Allegri il pressing sia un'arma inefficace e anzi dispendiosa e anzi negativa per quello che è quello che vuole portare lui avanti. Poi magari non sei d'accordo, magari sì, ma non è che per Toselli il pressing, anzi anche qui Simone, un po' di ignoranza pregressa, perché cavolo, quanti video ho fatto dicendo che per me l'unico modo che ha la Juventus quest'anno di arrivare davvero allo scudetto è utilizzare decisamente di più e meglio quell'arma del pressing alto e di giocarla sull'intensità. Simone, cioè, cosa significa questo video? Stiamo parlando di Tosellentus. Prossimo video fallo sulla Tosellentus. L'ha detto lui. l'ho detto io. Meno sprecona di energie, sì, e la volontà di andare a pressare alto. Allora. Ma Simone, ti ripeto, cioè, devi comunque anche analizzare i contesti, no? Cosa significa che, secondo Luca Toselli, bisogna pressare alto moderatamente perché sennò si sprecano energie? Sì. E quindi diciamo una via quindi questa Juventus sta pressando alto, ma di tanto in tanto, se no si sprecano energie, oppure che andare a pressare alto è tutto uno spreco di energie. Io non sono d'accordo. Simone, perché secondo te la Juventus la fa? Cioè, ti faccio un esempio, no? Secondo me è l'esempio più idoneo per la comprensione di quello che è il messaggio che voglio portare. Udinese Juventus, prima giornata di Serie A 2023-2024, anzi scusa, Udinese Allegrentus, se no non capisci qual è la partita in questione. Nel primo tempo l'Allegrentus va in vantaggio per 3-0 con una volontà di fare un pressing offensivo più elevato per portarsi a casa quei tre gol di vantaggio. Nel secondo tempo l'Allegrentus interpreta la partita in un modo completamente differente, molto più passivo, molto meno aggressivo, nel quale l'Udinese domina e va vicino pure a segnare. Per fortuna che l'Allegrentus aveva segnato tre gol in precedenza che l'hanno portata a vincere la partita. Ma la differenza di prestazione tra il primo e il secondo tempo, secondo me, è oggetto di dibattito, di discussione. Perché nel primo tempo la Juve aveva sicuramente sprecato di più, ma nel secondo tempo è stato meno efficace. Questa è un po', secondo me, la chiave di lettura. Giusta? Bene. Sbagliata? È bene uguale. D'accordo con entrambe, non sono d'accordo in entrambi i casi. Ma non sei d'accordo in entrambi i casi perché sono casi che ti sei inventato te soltanto per dire che non sei d'accordo, Simone. Perché non è assolutamente uno spreco di energie recuperare. Ma ci mancherebbe altro. Anzi, te ne dico un'altra. Te ne dico un'altra. Allegri, non ho ancora capito che per il suo modo di intendere il calcio, prettamente difensivo, se inserisce delle transizioni, dei break, del pressing fatto come Dio comanda, per lui è più facile fare gol. Ed è un altro motivo per cui ti dico che non avevo piacere ad avere Allegri in panchina anche in questa stagione. Perché non credo che Allegri cambierà questo suo modo di pensare. Però, tipo per la Juventus uguale, sono deluso, non mi piace, non vedo la stessa mentalità che secondo me dovrebbe avere la Juve, lo dico, lo penso, non mi nascondo, ma amo, supporto e guardo la Juventus comunque. Non ti piace questo approccio? Meraviglioso. Però questo è il mio. Attacco, recuperarlo più avanti possibile, così devi fare meno metri possibili, meno campo possibile per segnare. È più facile segnare se si recupera il pallone alto e questo è quantificabile. Concordo Simone, e non concordo dalle 15.04 del 31.10.23, perché basterebbe guardarsi i video in precedenza prima di fare questo tipo di contenuto per capire che per me la Juventus dovrebbe approcciare tutte le partite in quel modo lì. Differenza del fuoco negli occhi dei giocatori, e quindi di che cosa stiamo parlando? Non lo so Simone, è 1 ora e 24 che ti sto ascoltando e non sto veramente capendo dove vuoi andare a parare. Sto parlando dell'accettazione e giustificazione di una squadra che gioca male. Ma giustificazione di cosa? Accettazione di cosa? Cioè, perché la parola accettazione mi fa anche un po' arrabbiare, no? Mi fa anche un po' arrabbiare la parola accettazione. Perché a me Simone non sembra che tu abbia fatto qualcosa di diverso da me. Io parlo per me perché parlo per me, però a me non pare che tu abbia fatto qualcosa di diverso
nel senso esprimere il tuo dissenso, poi l'hai fatto in maniera più forte, l'hai fatto in maniera maggiore, l'hai fatto per più tempo, l'hai fatto da prima, però anche tu semplicemente ti sei limitato a esprimere dissenso nei confronti della scelta della Juventus di non esonerare Massimiliano Allegri. Cioè, traduco, mi pare che tu ti sia preso su da, non lo so dove vivi, tu sia andato allo stadium. Io c'ho, guarda, te lo dico subito, così non ci sbagliamo nemmeno del millimetro. Guarda, Allianz Stadium. Io da casa mia all'Allianz Stadium ho esattamente 3 ore e 54 minuti di macchina, 351 chilometri con autostrade annesse. Probabilmente tu hai più percorso, ma questo è per farti capire che nemmeno io sono particolarmente comodo. Non mi pare che tu sia andato a manifestare questo tuo dissenso in prima persona. E allora l'accettazione mia è l'accettazione tua. Perché comunque della Juve mi sembra che tu stia continuando a parlarne, no? E dico questo perché su Twitter spesso e volentieri vengono ricaricate tue clip, e sono ovviamente delle clip che sono decontestualizzate dall'intero discorso, esattamente come questo tuo video in cui vengo tirato in ballo. Però una frase c'era dell'anno scorso, cioè che se fosse rimasto Allegri non avreste più parlato della Juventus. E anche se la chiamiamo Allegrentus, e anche se magari non guardi la partita in presa diretta, ne parli, no? Quindi quell'accettazione di cui parli, mia, non lo so, cioè probabilmente è la stessa accettazione tua. O mi sto sbagliando? Perché se mi sto sbagliando sono contentissimo di comprendere dove mi sto sbagliando. Cioè, qual è la differenza tra me e te? Allora, io confermo, mi ritengo ancora tifoso della Juventus. Mi ritengo ancora tifoso della Juventus. Tu hai detto che non ti ritieni più tifoso. Meraviglioso. Ma la differenza tra me e te qual è? Perché mi pare di capire che tutti e due non siamo contenti di quella che è la gestione della Juve da parte dell'allenatore della Juve, da parte della dirigenza della Juve su determinate tematiche. Però che tu voglia quasi far passare il messaggio che io in realtà sia d'accordo. Cioè, a quale pro? Qual è il motivo? Non lo so, mi sembra quasi che tu stia vedendo dei nemici immaginari dei quali ti vuoi difendere. Ma difendere da cosa, Simone? Cioè, fammi capire. Perché in uno di quei discorsi che ti avevo fatto in passato, e cioè che mi sembrava ci fossero delle frecciatine, tu rispondevi dicendo che la gente non ti ha difeso, come hai fatto nel video di Sabatini, anche lì, hai decontestualizzato il tutto. Ne parlo perché è giusto, secondo me, parlarne. Tempo fa Simone ha caricato sul suo canale un video in cui diceva che Sabatini, dallo studio di Tutti in the Box, adesso non mi ricordo com'era la questione, parlava delle magliette Allegri out e quindi faceva riferimento a Simone, nessuno l'aveva difeso. E diceva che il progetto Tutto in the Box è mio e di Davom. Errore, Simone, errore, perché il progetto è di Davom. Il progetto è di Davom. Io nemmeno ero presente lì, perché è stato registrato quel video prima della puntata in diretta di Tutto in the Box, dove io sono ospite, e quindi non avevo possibilità di intervenire per dire non lo so neanche cosa, perché non mi ricordo qual era stata l'accusa di Sabatini, ma io rispondo di quello che dico io, Simone, come tu rispondi di quello che dici tu. E al massimo possiamo avere delle opinioni sulle nostre community. Sabatini non appartiene alla mia community e siamo anche abbastanza in disaccordo sulle analisi inerenti alla Juventus e ad Allegri. Però se la tua community scrive delle cose su di me in un video che fai, in cui vengo taggato nel titolo, non lo so, Simone, mi viene quasi a pensare che tu stia conducendo una guerra nella quale ti senti tirato in mezzo, perché sinceramente a me non pare di aver mai fatto dei video in cui dicevo che la tua visione era sbagliata, errata. Io ho sempre risposto ai commenti nei video sotto, nei commenti ai miei video della mia community, di gente che mi diceva una roba e ne approfittavo per far quello, e tante volte mi è capitato di rispondere a gente che diceva risposta ad Avsim, dicendogli ragazzi, magari Avsim dice quella roba lì, pensa quella roba lì, ma chi se ne frega? Io sto rispondendo a un utente che mi accusa di fare una citazione ad Avsim, proprio perché 2 anni fa, mi pare, sì, era il giorno di Udinese-Juve, il primo Udinese-Juve del ritorno di Allegri, ti avevo detto, Simone, in alcuni video mi pare che ci siano delle frecciatine nei miei confronti,
Quindi chiariamola questa cosa, perché non mi sembra corretto, mi sembra giusto, cioè non mi sembra un buon modo di fare le cose. Io non, sinceramente non so perché tu oggi abbia voluto caricare questo video, però io ho voluto rispondere perché, come avrai visto anche dalla mia reazione, in tante cose non mi sono trovato d'accordo. E non credo che sia giusto far passare questi messaggi, perché poi la gente viene, magari gente che vede questo video, viene nei miei video e mi dice: ah, tu pensi questo, questo, quell'altro? Ma non è vero. E allora, secondo me, è giusto dire le cose come stanno. Gli utenti che magari non avevano mai visto i miei video sono liberi di cercare sul canale i video in cui parlo di queste questioni. Tanto sono video recenti, no? Se stiamo analizzando l'IVA 2023-2024, fanno anche abbastanza in fretta a trovarli e a vedere che effettivamente io quelle cose non le ho mai dette, e anzi sono come le ho dette all'interno di questo video. Andiamo avanti. Poi dice: guardo il calendario delle prossime partite e vedo che è tosta, perché sono coerente e consapevole del fatto che non basterà né la prestazione con il Verona, perché il Verona è una squadra con dei limiti, né le prestazioni delle ultime giornate. Quindi ci si sta praticamente, evidentemente ci si sta gonfiando il petto immotivatamente per qualcosa che non è niente di straordinario. Meno male che lo si riconosce, quindi ripeto, piano con le euforie, ridimensionatevi, perché... Ma Simone, ma ridi ancora, è la terza, quarta volta, non lo so, che dici di ridimensionarci, robe del genere. Ma rispetto a che cosa? A una vittoria in casa con l'Hellas Verona? Che tu stesso hai letto, era presente nei miei video, la discriminante di dire: oh rega, era l'Hellas Verona. Cioè, non riesco a capire. Non si è fatto assolutamente nulla, e sono d'accordo poi sul fatto che bisogna guardare le prestazioni per fare una prospettiva, una proiezione sui risultati che verranno anche in relazione al calendario. Ben venga, allora facciamo delle valutazioni sulle prestazioni invece di fermarsi a dire: ma si sono presi solo 6 gol. Ma Simone, se tu guardi il video post partita di Juventus Hellas Verona, io ti parlo di Juventus Hellas Verona. Se guardi il video del giorno dopo di Juventus Hellas Verona e faccio riferimento alla classifica in generale, ti parlo anche dei numeri. Se vuoi vedere il video in cui parlo di Juventus, di Sassuolo Juventus, vai a vedere il video di Sassuolo Juventus. Se vuoi vedere il video in cui analizzo la prestazione di Atalanta Juve, c'è il video Atalanta Juve. Se vuoi vedere l'analisi della prestazione di Juve Lecce, c'è il video Juve Lecce. Sono tutte partite che non mi sono piaciute, ma lo stesso Juventus Milan, per me Milan Juventus è stata una partita episodica che non mi ha convinto. Cioè, vai a vederti video, veramente vai a vederti video, perché già nel post partita di Juve Hellas dico: oh ragazzi, sì, abbiamo portato a casa la partita, meritavamo di vincerla prima, ma non è stata una gran prestazione, e così non può essere sufficiente per battere squadre più forti. Però comunque questo non ti va bene e mi dici che devo parlare delle altre. Cioè, non veramente, io faccio fatica a comprendere questo video, che senso ha. Ma si è vinto, ma è bello vincere così? Ma Simone, cioè, è bello vincere così... Tu hai scritto: bello vincere giocando male. Io ti ho detto che che bello godere un gol all'ultimo secondo. È bello vincere con un gol all'ultimo secondo. Sì, te lo confermo, è bello vincere con un gol all'ultimo secondo. Ed esulterò sempre un gol della Juventus all'ultimo secondo. Ah, ecco, un altro gol all'ultimo secondo che mi è venuto in mente adesso è quello di Gatti con... Oddio, non mi ricordo. Era in Europa League. Con lo Sporting. Partita... assurda in cui abbiamo necessità di fare col Siviglia, non mi ricordo se era Siviglia o Sporting, era Siviglia, sì, perché era la semifinale, e di potersi andare a giocare il ritorno là con il pareggio. Io al gol di Gatti, che ero allo stadio, ho esultato come un matto, ero felicissimo, perché cazzo, il gol all'ultimo secondo della Juventus. Ma poi, subito dopo, l'istante dopo, mi incazzo perché dico: oh, ma la Juventus non può essere sta roba qui. Ecco, io credo che, almeno questo è il mio modo di vedere il calcio, le partite, la Juventus. Io subito c'ho l'emozione del tifoso, perché sì, sono ancora tifoso della Juventus, non della Allegrentus, della Juventus. No, non rivedo la Juve che vorrei vedere, né in campo né fuori dal campo, per tante cose. Però poi l'analisi c'è sempre, e se non le guardi è inutile dire che non le faccio, cioè semplicemente non le guardi. Ma ci sta che tu non le... cioè, anch'io non guardo i tuoi video, Simone, non mi interessa. Non mi interessa sentire quello che hai da dire. Come a te non interessa quello che ho da dire io, probabilmente. Ma non mi metto a fare
dei contenuti, andando a fare un tagliacuci delle tue dichiarazioni, a commentare dicendo che non sono d'accordo, e non spacciarla per dialogo, perché la volontà nella creazione di questo video, e te lo dico, guarda, con malizia, poi magari non sarà così, ma te lo dico con malizia, la volontà di creare questo contenuto non era sul dialogo, Simone, non era sul dialogo. Bene, passiamo poi a colpo go. Quello di Lello io non l'ho ancora visto, e io non ho visto neanche video post partita di Lello, perché in questi giorni sono stato un po' impegnato, ho avuto un po' di robe da fare, quindi qui si conclude la mia arringa difensiva nei confronti di Simone. Questo è un po' quello che avevo da dire, e questo è il video che verrà caricato anche su YouTube nel pomeriggio.